Lo sentiamo. Presidente, buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Io non so se lei ha avuto modo di sentire, però ci sono state dichiarazioni forti da parte di Giovinazzo, che tra l'altro ha chiamato in causa proprio lei direttamente, insomma. Allora io posso dire una cosa, dovete chiedere qualche tifoso, giustamente io in panchina non parlo, sinceramente non parlo nemmeno con i miei, figuriamoci. Io sono andato verso gli spogliatoi dove c'è Giovinazzo e cose, ho detto: mister, io sto facendo entrare i miei dentro, portate dentro anche i vostri. E questa è la frase che ho detto io, assolutissimamente. Poi qualcuno dei nostri e qualcuno aggiunto dei loro, e lì è nata un po' di storia. Chiaramente può immaginare, no? Uno tira l'altro, però tutto sommato poi non c'è niente di sostanzioso, perché ci può pure stare la mezza rissa, ci sono tutti i giocatori che si conoscono tra di loro. È come se ci avessero, non so, delle piccole rivalse da rifare, non lo so, perché è stata una partita molto nervosa, devo dire la verità, anche i nostri, Sì. Però di scorrettezze vere e proprie. In campo sono stati dei falli, ma fuori non c'è stato niente, solo chiacchiere. E, insomma, io cercavo di aggiustare quello invece. Non so cosa dire, mi dispiace pure. No, no, va bene, io non posso dire altro che chiaramente Giovinazzo ha detto delle cose, darle l'opportunità di ribattere su quello che è stato dichiarato in diretta. Poi chiaramente. Giovinazzo. Beh, insomma, ha dichiarato che non c'era un ambiente, diciamo, non c'era il tappeto rosso, nel senso, riduco in queste due parole. Ho capito, diciamo. Ho capito il senso, però dico il tappeto rosso. Per quanto mi riguarda non lo mette nessuno, sia Scalè che dalle altre parti. Ciò non significa che facciamo i delinquenti, assolutamente no. E queste sono partite, quindi agonisticamente si sa che al giorno di ritorno si devono salvare le squadre, e ce la mettono tutta. Può pure capitare il fallo alla lite tra i giocatori, ma non tra i dirigenti. Magari ci erano dei trascorsi nella gara di andata tra i giocatori, ecco. Non questo. Credo, perché. Anche perché l'abbiamo trasmesso in diretta e noi non ricordiamo nulla. Abbiamo solo che abbiamo vinto là, l'abbiamo vinto. Forse, non lo so, volevano raggiungersi in classifica, ma è anche legittimo, però te la devi vincere la partita, non è che te la possiamo regalare. Sì, sì, sì. Ci sono stati gli scontri, io non dico di no. Noi abbiamo cercato di tenere a bada i nostri giocatori, e gli ho chiesto di tenere a bada i suoi, non l'ha fatto. Che alla fine ha detto: pure con te Longobuc, e con me cosa? È inaudito, lasciamo stare, facciamo la stessa storia che con Soriano, vabbè. Cosa vi posso dire ancora? No, vabbè, comunque dei tre punti è contento, questo sì. Sono contentissimo, vi dico anche che noi abbiamo giocato male, ma non abbiamo mai giocato così, in questo campionato, sì. Così male, però alla fine l'abbiamo vinto, non è che ce l'hanno regalato, ce la siamo rubati. L'abbiamo vinta, anche se abbiamo giocato male, sono il primo a dirlo. Purtroppo il calcio è così. Sì. Io mi auguro che faranno punti negli altri campi. Sì. Si interrompe una striscia di risultati negativi, perché venivate da tre sconfitte, diciamo. Sì, noi siamo avuto l'handicap principale, quello di partire nel mese d'agosto, formare la squadra, la società. Poi abbiamo incontrato Soriano in casa e poi le prime tre. Quindi al ritorno stessa cosa, chiaramente, no? Sì. Quindi abbiamo avuto un doppio handicap, incontrare le tre squadre più forti, all'andata, il giro e il ritorno. E poi non ci siamo lamentati, siamo andati avanti, e abbiamo perso. Pure con il Reggio Mediterraneo, per esempio, nel secondo tempo potevamo vincerla noi la partita. Ma non è successo niente, purtroppo. Questo è il calcio, poi mi fanno ridere queste cose, perché Giovinazzo. Siamo sempre noi che giriamo su questi campi, lo facciamo mica perché guadagniamo i milioni con queste squadre, ce le rimettiamo i soldi. E noi facciamo sport, ci divertiamo, siamo noi, ci incontriamo sempre e dobbiamo sempre litigare. Non esiste, guarda, è lo spirito che è sbagliato da parte loro. Sarebbe un circolo vizioso da interrompere, sì, in qualche modo. Insomma, se siamo sempre i soliti che fanno le società, fanno i campionati, se non ci fossimo noi. Secondo me cambiando non si verrebbero più, anche perché l'eccellenza l'altra volta è molto dispendiosa, ci vogliono troppi soldi. Comunque siamo vaccinati, dobbiamo anche capire che. Presidente, andrete a Cutro settimana prossima, è una squadra che è in ripresa, 3-0 sulla Bolinese, poi lo 0-0 con l'Isola Capo Rizzuto, che comunque è un risultato importante, perché in un derby una squadra, l'Isola, che
che è cresciuto ultimamente. Oggi la vittoria poi in casa del Siderno, insomma, sarà una gara difficile, perché sicuramente. Noi diciamo che i punti che rimpiangiamo proprio con l'Isola, che allora all'inizio non era, aveva solo due attaccanti e poi altri erano un po' più scarsini, abbiamo diciamo regalato la partita. Oggi invece che si è rinforzato, poi il girone di torno lei mi insegna che è tutto un altro campionato che inizia, quindi sì. Se andiamo a Cutro, sì. Con il Cutro, sì, dico, sì, arriva da un momento diciamo importante, ecco, quindi sarà una trasferta sì, difficile. Io mi auguro che la squadra comunque non giochi in questa maniera, come oggi, certo. Perché così veramente poi non è che puoi vincere una volta giocando male, ma poi la seconda e la terza la perdi tutto. Sì. Vediamo un po' cosa succede. Cutro, Isola e poi Siderno, insomma, sarete Siderno, con tre squadre che chiaramente sono impegnate per la diciamo lotta salvezza. Se giochiamo come giocavamo un po' di tempo fa, non ci dovrebbero essere problemi. Un po' di punti li faremo sicuramente. Poi se giocano come oggi, ripeto, non lo so perché hanno giocato male. Poi alla fine ho avuto una piccola reazione, ho fatto un gran gol. Va bene così, dobbiamo fare. Grazie, buona serata. Buona serata.